Centro commerciale Perseo, al tuo fianco da sempre per regalarti tutta la sicurezza che meriti. Gima Trasporti. Dal 1990 la tua salute viaggia con noi. Medicina Sportiva San Marco. I migliori specialisti per offrirti solo il buono dello sport. Buonasera e bentornati a questa nuova edizione del Rieti Live TG, come sempre in diretta sulla nostra pagina Facebook. Lunedì comincia oggi una nuova settimana, settimana che sarà caratterizzata dalla prima e speriamo ultima maturità dell'era Covid. Manderemo negli istituti 5 milioni di mascherine per fare in modo che i ragazzi possano fare gli esami di maturità in sicurezza. A dirlo è il commissario straordinario all'emergenza Covid, Domenico Arcuri, in conferenza stampa in Protezione Civile. Un esame di maturità, quello del 2020, che è andato costruendosi di giorno in giorno e che prenderà il via a partire da mercoledì 17 giugno. Una sorta di prova generale in vista del rientro in classe a settembre. Un maxi orale scandito da fasi ben precise, l'elaborato, un'analisi del testo, la discussione multidisciplinare per finire poi con le domande su cittadinanza e Costituzione. Questa è anche la settimana della riapertura dei cinema e dei teatri, seppure tra le tante restrizioni imposte dalle norme anti-Covid. Riaprono molti dei teatri, ma non il Flavio. Dopo infatti i sigilli apposti la scorsa settimana, il grido dell'opposizione, PD, PSI, Possibile, Rieti Città Futura e Movimento 5 Stelle, hanno chiesto a gran voce una convocazione urgente della commissione competente alla presenza dell'assessore alla cultura Gianfranco Formichetti per avere chiarimenti e discutere sulle possibili misure da intraprendere per riavere a disposizione il prima possibile il simbolo della nostra città. Ovviamente l'auspicio è che questa situazione venga sanata il prima possibile. Passiamo ora ai consueti bollettini diffusi per l'emergenza coronavirus. Per quanto riguarda la provincia, all'esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore, non si registrano nuovi soggetti positivi al test. Sono 20 i contatti in sorveglianza domiciliare, 2 i sintomatici, 6 i soggetti usciti dalla sorveglianza domiciliare, 15 il numero totale dei soggetti positivi, tutti in sorveglianza domiciliare. Nessuna modifica sostanziale anche per i dati comunali che con 0 nuovi contagi da sabato può essere considerata a tutti gli effetti città Covid-free. Buone notizie anche sul fronte regioni, i focolai sono sotto controllo, oggi a Roma si registra il dato più basso di sempre con un unico nuovo caso positivo per un totale di 3, di cui 2 riferibili al focolaio San Raffaele Pisana di Roma. Il focolaio raggiunge così un totale di 111 casi positivi e 5 decessi correlati. Il sistema dei controlli ha funzionato e si è risposto con grande tempestività, ma non dobbiamo mai abbassare la guardia perché sono situazioni che possono ripresentarsi. Proseguono infine le attività per i test sierologici sugli operatori sanitari e le forze dell'ordine. I decessi sono stati 3 nelle ultime 24 ore, mentre sono stati 33 i guariti, raggiungendo un totale complessivo di 5.855, che ammonta circa 5 volte il numero degli attuali positivi. In questa fase 3 si giocano la loro partita più difficile, stiamo parlando delle piccole imprese e degli artigiani. Forse un'opportunità per rilanciarsi, ma sicuramente tanta burocrazia da dover gestire. Abbiamo il piacere di parlarne questa sera con Enza Bufacchi, presidente della CNA Rieti. Presidente, buonasera. Buonasera, buonasera. Sono la direttrice però della CNA. Chiedo venia con la direttrice della CNA di Enza Bufacchi. I presidenti sono anche molto gelosi della loro... Faccio immediatamente ammenda e mi correggo. Nessun problema. Le do il benvenuto, la ringrazio per aver accettato il nostro invito. Allora, dicevamo, è un momento... Grazie per l'ospitalità, grazie a voi dell'invito. È un piacere per noi. È un momento, come ho detto all'inizio, sicuramente delicato per le imprese che seguite. Sì, è un momento molto difficile. Come vedete, alle mie spalle abbiamo questo manifesto ancora perché da poco abbiamo fatto questo
incontro virtuale naturalmente con Farinetti. Ne parleremo poi. Partivo da là per dire che anche appunto lui, che è comunque un grande imprenditore e anche un grande osservatorio, anche lui diceva appunto che è veramente un momento molto difficile. È un momento molto difficile sia per chi ha già un'impresa, perché naturalmente tranne settori particolari che hanno risentito meno di tutto il problema Covid e delle conseguenze di un lockdown così a lungo, tranne, dicevo, poche imprese che ne hanno risentito meno, le altre hanno accusato il colpo. E ora purtroppo è anche complicato tornare al prima, nel senso che è complicato tornare ad una dimensione di fatturato pre-Covid. Questo naturalmente vale soprattutto per le imprese del commercio, perché proprio stamattina, per esempio, parlavo con un'impresa nostra associata, che è un bar importante, e lui mi diceva che appunto il venerdì, il sabato e la domenica è all'80%, ma negli altri giorni la situazione è molto più difficile, insomma. Ecco, quali sono le difficoltà che vi esprimono maggiormente? Allora, la più grande difficoltà naturalmente è quella di tornare a un fatturato per crisi, perché non c'è una predisposizione all'acquisto di beni e servizi come quella precedente, per tutta una serie di ragioni che sono facilmente anche comprensibili. C'è stata una caduta di reddito, no? C'è stata una caduta del PIL che è impressionante, ma la caduta del PIL è qualcosa che poi si riflette anche sui redditi delle persone, quindi anche sulla possibilità e capacità di spesa che ognuno ha, e quindi questo significa appunto meno acquisti, meno consumi, e quindi per le imprese, quindi questo visto dalla parte del consumatore, e dalla parte invece dell'impresa, dell'imprenditore o dell'imprenditrice, è un minor fatturato. Hanno avuto difficoltà ad accedere ad ammortizzatori come la cassa integrazione o qualsiasi altra cosa sia stata messa a disposizione? Allora, tutti hanno avuto ed hanno grandi difficoltà, perché questo è un paese che non riesce a imparare, nel senso che forse poche persone sanno quanti tipi di cassa integrazione ci sono. Allora, le casse integrazione sono la cassa integrazione ordinaria, che è, diciamo, per il settore dell'industria e dell'edilizia. Poi c'è una cassa integrazione che riguarda le imprese che hanno più di 5 dipendenti ma non appartengono ai settori precedenti, quindi diciamo il commercio. Poi c'è una cassa integrazione che è il fondo di solidarietà bilaterale che riguarda le imprese artigiane, e poi tutte le imprese che invece non ricadono in queste tipologie precedenti devono fare la cassa integrazione in deroga. Quindi fonti autorizzative diverse, idee procedurali diverse, complicazioni, cioè è veramente un ginepraio, no? Si sarebbe dovuto fare in modo che almeno in questo momento un'azienda potesse fare una domanda, e poi chi riceveva la domanda destinava, computava in senso proprio tecnico, ascriveva queste domande ai diversi settori. Questa è una complicazione infinita, e naturalmente questo che significa? Significa che la gente ancora oggi non ha la cassa integrazione, perché l'INPS non ha finito di pagare le casse integrazioni autorizzate, perché il Fondo di Solidarietà Bilaterale dell'Artigianato non ha più soldi e sta aspettando i soldi che sono stati previsti nei decreti per completare la erogazione della cassa integrazione di marzo. Soldi. Noi siamo messi così, cioè siamo prigionieri della burocrazia, e in un momento in cui tra l'altro appunto la burocrazia, che è notoriamente maneggiata e gestita dalla pubblica amministrazione, abbiamo una pubblica amministrazione che ancora per lo più non è fisicamente al lavoro, quindi anche con tutta una serie di difficoltà, no? Per cui ci sono le persone che naturalmente i smart working fanno anche fatica a lavorare, no? In un paese nel quale appunto lo smart working l'abbiamo scoperto ora, quindi è veramente, e questo
porta, la cosa che più mi preoccupa è che sta portando ad uno scoraggiamento, e non c'è cosa più brutta, più triste che vedere un imprenditore o un'imprenditrice scoraggiato, perché il coraggio è proprio la quintessenza dell'essere imprenditori e imprenditrici. Non lo si può essere se non si ha coraggio, se non si ha voglia, se non si ha determinazione, eccetera, eccetera. E questa situazione che si protrae in questo modo sta mettendo a dura prova proprio la psicologia delle persone, ancor prima che la situazione economica e finanziaria dell'azienda, perché poi c'è, appunto, oltre a questo, c'è la capacità finanziaria dell'azienda, ancora una volta messa a dura prova dalle banche, che naturalmente anche loro le loro ragioni, anche loro hanno i tempi, anche loro hanno le persone smart working, anche loro, come diceva Renoir, la sofferenza del mondo dipende dal fatto che ognuno ha le proprie ragioni, però qui al termine delle proprie ragioni ci sono imprenditori e imprenditrici davvero in difficoltà. Senta, lei ha parlato di soldi stanziati che non sono ancora arrivati e del fondo che ha terminato di fatto questi soldi. Quando arriveranno? C'è un orizzonte almeno al quale attenersi, al quale sperare? Guarda, noi diciamo tutti che quando, appunto, questa domanda ci viene rivolta, come lei può facilmente immaginare quotidianamente, che teoricamente questo può succedere anche ogni giorno, nel senso che Tridico, a proposito delle casse integrazioni non pagate dall'INPS, aveva promesso la settimana scorsa che entro il venerdì della scorsa settimana sarebbero state pagate tutte. Per quanto riguarda FSBA, FSBA ricomincerà a pagare il giorno dopo che avrà ricevuto i soldi dallo Stato. Quindi, siccome questi soldi sono stati stanziati già da tanti giorni, questo potrebbe succedere domani, potrebbe succedere dopodomani. Cioè, noi speriamo ormai che ogni ora, ogni giorno sia determinante ai fini della soluzione di questo, che, ripeto, è un grande problema. Soprattutto, ripeto, non è più solo per gli effetti economici e finanziari, no? Ma è anche per il resto, così come io sono personalmente anche molto preoccupata per tutte le microimprese che nel periodo precedente avevamo accompagnato, quindi aspiranti imprenditori e imprenditrici sono nate proprio in questo periodo. Prego. Imprese che sono nate proprio in questo periodo e che quindi crescendo, e che il lockdown ha bloccato, e che ora, insomma, mentre quelle persone oggi hanno, penso che chi di noi può non capire, no? Che chi fino a 3 mesi fa era entusiasta di aprire un'attività, oggi, di fronte a questo scenario, cioè, è almeno perplesso, insomma, no? Sicuramente il cuore oltre l'ostacolo lo deve buttare. Esattamente. Ascolti, quali ci sono, possiamo parlare, se ci sono, fare un elenco quanto più preciso possibile di sgravi fiscali, bonus, aiuti ai quali possono accedere le imprese che voi seguite? Allora, diciamo che ci sono bonus, ci sono sgravi, ci sono quello che purtroppo è il problema, diventa un grande problema. È difficile è difficile dire non c'è nulla, perché questo non è assolutamente vero. Il problema è che naturalmente tutto quello che fino ad oggi è stato stanziato, in parte anche erogato, in parte da oggi per esempio è possibile fare la domanda, anche se fino a poco fa la piattaforma dell'Agenzia delle Entrate non era ancora disponibile, però insomma era stata teoricamente possibile da oggi fare la domanda per ricevere un'ulteriore somma dall'Agenzia delle Entrate, con un calcolo che è una certa percentuale della differenza tra il fatturato dell'aprile del 2019 e del 2020, la percentuale varia a seconda della dimensione dell'azienda. Ora, però, quello che la percezione è che la perdita per alcune aziende, questo ovviamente per fortuna non è valido per tutte, ma per alcune aziende tutto questo non è assolutamente proporzionale o commisurabile con la perdita che loro hanno avuto durante il lockdown. Quindi c'è anche un problema reale, perché quando, ripeto, l'aiuto non riesce comunque in nessun modo a colmare o ad avvicinarsi alle perdite subite,
e d'altra parte anche cioè si capisce anche qui che anche lo Stato fa fatica a corrispondere somme che siano, che pareggino i mancati introiti, i mancati fatturati in questo periodo. Quindi cioè, questa discrasia rimarrà, insomma, no? Rimarrà e si scontrerà con tutte le problematiche anche tecnologiche che tra l'altro appena menzionato, di siti internet che non sono al passo delle richieste degli utenti, dei cittadini, ma sono insomma problemi connaturati purtroppo a questa Italia impreparata a gestire anche digitalmente questa emergenza. Assolutamente, tutto è aggravato da questo aspetto che lei ha appena citato, tutto. Cioè, se noi avessimo avuto un'Italia digitalizzata, naturalmente tutto questo, alcune cose sarebbero state evidentemente uguali, no? Certo. Ma la gestione, almeno dal punto di vista burocratico, sarebbe stata almeno più semplice, più snella. Questo non c'è dubbio. Poi, ripeto, le perdite economiche sarebbero rimaste. L'ha detto in apertura, ha citato il libro che è stato presentato oggi in diretta Facebook, così ha risentito anche la presentazione di questo libro delle norme anti-Covid, un libro che parla di storie di imprenditorialità, di grandi storie di imprenditorialità nate per caso, e c'è un autore insomma di spicco, possiamo dire. Sì, Farinetti è una persona insomma eccezionale, nel senso che non ha certo bisogno di presentazione, è un grande imprenditore, insomma una persona che ha una rete di relazioni impressionanti, e questo libro è, in questo momento, insomma lo dicevo anche a lui nella presentazione, è stato un po' anch'esso una serendipity, cioè una cosa che è successa per caso che sia stato editato proprio in questo momento, ma secondo me vedere tante storie imprenditoriali nate per caso e diventati successi clamorosi, no? Svenzi alla Coca-Cola, Nutella, insomma, per rimanere in casa. Per dirne là forse, no? Una delle storie più imprenditoriali nate per caso ma più straordinarie, ecco, e tutte quelle che lui racconta sono anche un po' un'iniezione di fiducia, così come lo sono anche i valori dei quali lui parla nel libro. Quindi questo è un libro che ha diversi piani di lettura, cioè può essere una lettura piacevole, già questo varrebbe la pena per questo varrebbe la pena leggerlo, ma poi è un libro che ha diversi piani di lettura, perché lo si può leggere appunto come storie imprenditoriali, lo si può leggere come caratteristiche necessarie per essere bravo imprenditore, brava imprenditrice, lo si può leggere come raccolta di modi di dire, come raccolta di etimologie di parole, anche che rimandano alla nostra infanzia, no? Cioè la storia del verde rame, che insomma dalle nostre parti era la quaramata, piuttosto che il testo, cioè della teglia con cui si cuociono gli alimenti, insomma le torte, no? Quando si portavano. Sicuramente un libro dal quale prendere spunto e anche risollevare il morale fiaccato degli imprenditori che dicevamo in apertura. Sì, infatti poi gli abbiamo anche posto delle domande che ci avevano fatto o dei giovani imprenditori o degli aspiranti tali, proprio perché potesse anche dar loro, come dire, anche un orizzonte imprenditoriale e di settori dove investire e come muoversi in Italia ma anche nel mondo. Direttrice, la ringrazio per questo suo intervento, siamo a disposizione per qualsiasi altra iniziativa, la ringrazio di nuovo e le auguro buon lavoro. Grazie a voi dell'ospitalità di questa sera, ma anche consueta quando facciamo i comunicati. Grazie a voi. Grazie mille, buon lavoro. Grazie a voi. Ringraziamo ancora Enza Bufacchi, direttrice della CNA Rieti, e mini spot per noi. Centro commerciale Perseo, al tuo fianco da sempre per regalarti tutta la sicurezza che meriti. Gima Trasporti. Dal 1990 la tua salute viaggia con noi. Medicina Sportiva San Marco, i migliori specialisti per offrirti solo il buono dello sport. Rientri
apriamo in studio con la notizia di un arresto per detenzione ai fini di spaccio di un 44enne, MB, le sue iniziali, domiciliato a Ginestra Sabina, frazione di Monte Leone. A seguito di indagini, i carabinieri hanno eseguito una perquisizione all'interno della sua camera, dove sono stati rinvenuti 116 grammi di marijuana, 13 grammi di hashish, un bilancino di precisione e 3 coltelli intrisi, presumibilmente di sostanza stupefacente. Il 44enne è ora agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida. C'è anche un'allerta diramata dalla Protezione Civile. Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso oggi l'avviso di condizioni meteorologiche avverse, con indicazione che dal pomeriggio di oggi, lunedì 15 giugno, e per le successive 6-9 ore, si prevedono sul Lazio precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale, specie sui settori orientali e interni della regione, con quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati. Passiamo da un'iniziativa culturale a un'altra, cioè un'iniziativa della quale appunto ci fa molto piacere parlare, che ospitiamo con piacere all'interno di questo TG. Si tratta di Private, 20 giornaliste nel tempo sospeso. È un libro fatto da donne per le donne. Di che cosa si tratta? Lo chiediamo, ecco, la vediamo alle mie spalle, a Paola Corradini. Ciao Paola, giornalista, collega. Ciao. Sera. Amica, collaboratrice del Corriere di Rieti. Allora, buonasera a tutti, grazie ovviamente Chiara, grazie anche agli amici di Rieti Life e grazie soprattutto a chi ha voluto coinvolgermi in questo progetto, quindi le altre 19 giornaliste. Raccontiamolo, di che cosa si tratta? Ma dunque, questo è un libro, appunto, 20 giornaliste nel tempo sospeso, quindi un po' il lockdown, raccontato da donne giornaliste che però parlano in realtà del loro vivere quotidiano, quindi le donne viste dall'altra parte dello schermo del PC da cui in genere scrivono e che si raccontano ognuna a modo loro la sua quarantena. La propria esperienza personale, ovviamente tenuta insieme dal filo conduttore della professione di giornalista. Un libro, ricordiamo, edito da Funambolo Edizioni, casa editrice reatina, 20 giornaliste reatine. È un libro bello, ma ovviamente anche buono. Buono per un motivo, perché è una causa buona. Noi donne giornaliste abbiamo pensato, e noi donne in generale, a quelle donne e quei bambini che durante la quarantena, durante il lockdown e non solo, hanno vissuto in una prigione. Ricordiamo le 11 donne morte, proprio uccise da compagni, fidanzati o mariti durante il lockdown, e quindi abbiamo deciso di devolvere una parte del ricavato della vendita dei libri al Telefono Rosa, che è la più grande associazione che si occupa proprio di violenza contro le donne. È un libro anche che si avvale di contributi importanti, la prefazione di Barbara Palombelli e l'introduzione del presidente dell'associazione Telefono Rosa. Assolutamente sì, Maria Gabriella Carnieri Moscatelli, che tra l'altro è la fondatrice, perché ha fondato appunto il Telefono Rosa nel 1984, che ha accolto, nonostante avesse dei problemi familiari importanti, ha accolto la nostra richiesta di collaborare appunto con noi, e questo ci ha fatto molto piacere, senza dimenticare comunque che anche sul nostro territorio ci sono delle associazioni che ogni giorno, anche proprio in collaborazione con altre associazioni nazionali si occupano di aiutare donne vittime di violenza. Una curiosità, dove è nata quest'idea? Cioè, una chat WhatsApp che non dorme mai? Dunque, in realtà io sono stata coinvolta in un secondo tempo, so che è nata, e ringrazio Paola Cuzzocrea, Sabrina Vecchi, Catiuscia Rosati, Monica Puliti, è nata ad Amatrice durante un pranzo, e poi si doveva fare una cena appunto per cercare di parlare di questo libro, cena che purtroppo è saltata per il lockdown, e quindi poi si è fatto questo gruppo WhatsApp di 20 donne e 20 giornaliste. Vi assicuro che, ecco, potrebbe uscirne un libro sicuramente molto più ironico.
un libro sulla stesura del libro. Assolutamente sì. Allora, ricordiamo, Private 20 giornaliste nel tempo sospeso, edito da Funambolo Edizioni, in uscita il 22 di giugno in tutte le librerie e gli store online, ma già è possibile preordinarlo sul sito della casa editrice Funambolo Edizioni. Vi invitiamo ovviamente ad acquistarlo perché è bello, ma è anche buono. È buono. Grazie ancora. Io penso che non ci sia nient'altro da aggiungere se non ovviamente darci appuntamento. Buona lettura e darci appuntamento al 22 di giugno. Grazie. Grazie Paola. Sì, buona serata. Grazie. Buon lavoro. Grazie. Chiudiamo con questa iniziativa il giro dei nostri interventi e con esso ovviamente il nostro TG. Vi ricordiamo che tutte le notizie sono sempre disponibili sul nostro sito rietilife.com. Ovviamente accompagnati dalle notizie di ternilife.com e romalife.it. Seguiteci anche su tutti i nostri canali social, Facebook, Instagram e Twitter. Ringrazio come sempre alla regia Luciano Mancini e questa sera il ringraziamento va anche a tutte le ragazze e ai ragazzi della redazione che aggiornano costantemente i nostri siti. L'appuntamento è per mercoledì e vi auguro buona serata. Centro commerciale Perseo, al tuo fianco da sempre per regalarti tutta la sicurezza che meriti. Gima Trasporti, dal 1990 la tua salute viaggia con noi. Medicina Sportiva San Marco, i migliori specialisti per offrirti solo il buono dello sport.